Che propongo io sono un pochino il frutto di tanti anni di ricerca di lavoro, diciamo, anche con i gruppi che ho formato per approfondire il Vinyasa Flow. Vinyasa significa sincronizzare respiro e movimento, e flow significa fluidità, cioè passare da una posizione all'altra un pochino come fosse una danza. Questo avviene perché si riesce ad essere estremamente concentrati. E quindi qui ritorna anche il discorso della meditazione, non vagare con i pensieri e calarsi direttamente nelle posizioni senza distrazioni. Nel Vinyasa e anche nel Flow, come adesso viene tradizionalmente usato, ci sono spesso delle torsioni, perché queste torsioni consentono di purificare l'organismo. Infatti in America si chiama anche detox questo tipo di yoga. Cosa succede? Che quando noi andiamo a comprimere attraverso un certo tipo di posizione un organo interno, quello si stimola e in qualche maniera aumenta il metabolismo e alcuni processi, diciamo, come dire, di autoguarigione. La meditazione Zazen è nata, si potrebbe dire, con il Buddha. Quella che oggi si propone è una meditazione che riguarda, soprattutto l'uso del diaframma. È molto importante per calmare la mente e per stimolare positivamente e anche in salute gli organi interni. È molto efficace perché, diversamente dalle altre meditazioni, dove ossia si cerca di concentrarsi su un oggetto oppure si fanno delle visualizzazioni che variano, che mutano, qui si sta semplicemente sul respiro e quindi la mente, man mano, attraverso proprio il diaframma, diventa sempre più silenziosa. Oggi si parla sempre più di yoga per i bambini, ma a mio parere non sempre si intende cosa possa fare lo yoga per loro, perché ho l'impressione che si tratta troppo i bambini come degli esseri così dipendenti dagli adulti. In realtà, secondo me, attraverso lo yoga, si riesce ad entrare in sintonia con loro e trovare uno scambio, dico alla pari ma quasi, e quindi permettere senza condizionamenti, senza giudizi, senza le nostre proiezioni mentali al bambino di esprimersi e di essere se stesso. Questa libertà ho l'impressione che manchi sempre di più perché i genitori non ce l'hanno presente e perché i bambini crescono, a mio parere, senza una figura realmente di riferimento, cioè che sia veramente presente non solo sui loro bisogni, ma sullo sviluppo proprio del bambino come persona. Io partirei proprio dal bambino come persona e non come bambino e basta. Il corso di formazione per insegnanti io l'ho voluto fare perché questa città mi sembra un pochino refrattaria allo yoga. Volevo trasmettere dei valori che non riguardano solamente lo yoga, ma è un senso, diciamo, di unità, di relazione, di interazione tra le persone che mi sembra che manchi. Sarà soprattutto sulla comprensione del Vinyasa e quindi della fluidità passando da un esercizio all'altro. Però quello che vorrei è che si capisse che lo yoga non è solamente ginnastica, ma anche possibilità di interagire positivamente con gli altri e trovare un equilibrio, innanzitutto dentro se stessi e nell'ambiente che ci circonda. Yoga Unione.